31esima edizione del TTG di Rimini parte oggi fino a giorno 11, Calabria protagonista in questo padiglione A7 che vede, come vedete, tante postazioni che in questi giorni poi vedranno, ecco, come state vedendo, già tanti espositori, tante aziende, tanti comuni che vogliono mostrare quello che di bello è la nostra regione. TTG di Rimini, prima giornata, prima di dei tre giorni, fino all'11, dalle ciclovie dei nostri parchi fino alla Magna Grecia nella Locride, con una Calabria assessore che registra nel 2024 un più 4, quindi un piccolo passo avanti nel settore turistico. Assolutamente sì, registriamo numeri positivi, una Calabria che cresce nell'offerta turistica, una Calabria sempre più riferimento per tantissimi turisti. È un percorso che abbiamo avviato con il governatore, con il presidente Occhiuto, per evidenziare che c'è una Calabria bella, una Calabria che non è quella che è stata descritta nel corso degli anni, ma una Calabria positiva, una Calabria attraente. Ancora sicuramente c'è tanto da fare, ma oggi siamo qui per promuovere il vero volto e l'immagine della nostra regione. Una Calabria dove si può fare turismo 365 giorni l'anno, stiamo lavorando una serie di misure importanti per destagionalizzare, per fare in modo che la Calabria diventi appunto meta turistica non solo nel periodo estivo, quindi il turismo estivo balneare, ma è meta per i turisti nel corso dell'anno. Anzi, d'altronde gli investimenti e i risultati sono davanti agli occhi di tutti, basta pensare a come stanno crescendo gli aeroporti calabresi e Lamezia, Crotone, in particolar modo il nostro aeroporto di Reggio Calabria, e dove stanno arrivando da tutte le parti del mondo tantissimi turisti, e grazie all'investimento fatto con Ryanair, ma anche con altre compagnie aeree. Quindi siamo convinti che continuando a lavorare in questa direzione creeremo quel modello positivo di Calabria che tutti vogliamo. Dobbiamo crederci, noi ci crediamo, ci devono credere i calabresi. Oggi ci sono quasi 50 operatori del settore del turismo che operano in Calabria e continuiamo a lavorare. A breve usciranno anche degli avvisi pubblici della Regione Calabria per migliorare, riqualificare e creare anche nuove strutture turistiche, e anche sull'extraalberghiero, sulle case di vacanze, sulla rete di B&B, che sono una rete importante, e poi andremo a valorizzare quello del nostro patrimonio ambientale, naturalistico, archeologico, culturale. In Calabria si può fare di tutto, la Calabria è una regione straordinaria a tutti gli effetti, e noi siamo convinti che le cose stanno assolutamente cambiando in modo positivo, ma lo dicono anche i numeri. Diciamo che come numeri parliamo anche degli operatori che mi raccontavano, dei tecnici, riescono ad agganciare, soprattutto con fiere come questo, dei tour operator, un punto di contatto concreto, ecco perché partecipano in massa. Assolutamente sì, per questo il motivo anche di questi incontri, di queste fiere. L'anno scorso sono stato a Monza a rappresentare la Calabria, anche lì tanti nostri operatori hanno chiuso contratti importanti per far arrivare turisti anche dal Canada e da altre nazioni, anche per il turismo delle radici, che è un turismo importante per le nuove generazioni che sono appunto, hanno origini in Calabria ma che non hanno conosciuto ancora la Calabria. Si lavora in questa direzione, stiamo lavorando per attrarre anche turisti che arriveranno in Italia a Roma per il Giubileo. Sono tante le opportunità, le possibilità che stiamo mettendo in campo proprio per far crescere la Calabria, nello stesso tempo creare occupazione, creare lavoro, che è fondamentale, tutto ciò fa rimanere i calabresi in Calabria. Sono convinto che il comparto del turismo è veramente un riferimento fondamentale per la nostra regione. Questo è il motivo per il quale il presidente Occhiuto sin dall'inizio ha investito in questa direzione. Oggi abbiamo sentito anche il ministro Santanchè poco fa, che parlava appunto che in Italia si può fare turismo 365 giorni l'anno, parlava di turismi, e questo vale anche per la Calabria. La Calabria ovviamente, abbiamo una regione che ha le carte in regola veramente per poter fare turismo tutto l'anno. Diciamo che la sua doppia delega da turismo al lavoro si incrocia positivamente col settore, nel senso che ricordo quel bando che ha realizzato proprio per gli stabilimenti balneari, per le strutture turistiche, e quindi è una doppia delega per incrementare il settore. Sì, mi permetto di aggiungere anche la delega all'ambiente, sì, dove sì, c'è la tutela del mare che è, che è fondamentale per fare turismo in balneare. Anche su questo stiamo lavorando. Per fortuna abbiamo avuto
una stagione con non tantissime criticità dal punto di vista del mare pulito. Abbiamo avuto un problema sul Mar Tirreno al quale stiamo già lavorando per risolvere questa problematica. Ci stiamo lavorando con il Dipartimento Ambiente, ci stiamo lavorando anche con ARPA, la nostra agenzia, proprio per creare le condizioni che si possa evitare assolutamente di arrivare alla prossima stagione estiva con criticità. Ci stiamo confrontando con gli operatori, c'era qui il presidente di Federalberghi, ci siamo confrontati nei giorni scorsi con Confindustria Turismo, proprio per capire oggi quelle che sono le istanze, le necessità, le esigenze degli operatori turistici, proprio per arrivare alla prossima stagione estiva e non solo estiva con le condizioni ideali. Quello che stiamo facendo, siamo presenti ad altre fiere di settore importante in Italia e in altre parti del mondo per promuovere l'immagine bella e positiva della nostra Calabria, perché noi siamo orgogliosi di essere calabresi. Regione che ha delle bellezze naturalistiche, dal mare alle montagne, ha un verde che è assolutamente pazzesco, una storia. Cos'è? Dove dobbiamo lavorare? Nelle infrastrutture, perché se non ci sono le infrastrutture è difficile far arrivare i turisti. Anche se sono andata a vedermi i dati degli scali, degli aeroporti, che sono cresciuti in maniera importante, quindi l'arrivo da parte dei passeggeri, dei turisti aerei sta crescendo. Ma dobbiamo impegnarci perché le infrastrutture sono un tema centrale per il turismo. Ministro, effettivamente lei diceva questo delle strutture turistiche. L'assessore calabrese lanciava nella nostra intervista l'esigenza per la nostra regione, per una regione come la Calabria, con zone inesplorate, di attrarre anche grossi operatori turistici per alzare un po' il target, ad esempio i 5 Stelle, alzare un po' comunque l'asticella. Ma guardi, io dico sempre che l'Italia è una nazione di qualità e non di quantità. La sfida la vinceremo se sapremo alzare il livello non solo dei nostri servizi e delle nostre strutture ricettive. Per cui io sono assolutamente d'accordo con l'assessore che bisogna fare questo lavoro, che dobbiamo essere attrattivi perché arrivino investimenti in Italia e nella Calabria. Ci adopereremo, stiamo lavorando anche a questo. Forse posso dire che per troppi anni è stata un po' trascurata la Calabria, me lo consentite? Oggi... E lo consente. Assolutamente vero, la verità. Però oggi le cose stanno cambiando, stiamo dando una pagina diversa, costruendo una Calabria diversa. Poi il Presidente Occhiuto è molto attento su tutte queste tematiche, sta dando con l'assessore, con la squadra, con la Giunta, col Consiglio regionale, sicuramente un impulso diverso, più pragmatico. Grazie e buon viaggio nella Regione Calabria. Grazie, grazie. Apriamo questa edizione del TTG di Rimini col padiglione Calabria Straordinaria, un padiglione rinnovato, apertura a tanti incontri tra Gerace e la ciclovia. Sì, noi cerchiamo di rinnovare sempre il nostro padiglione, perché così come noi ricerchiamo per i nostri operatori le migliori condizioni, le migliori strategie di comunicazione per la loro promozione, altrettanto cerchiamo di fare anche per l'immagine che viaggia nelle varie fiere di settore a cui noi partecipiamo. Chiaramente il TTG è una vetrina sicuramente di primo piano, molto importante. Non svelo un segreto se dico che in questo momento è la principale fiera professionale e commerciale del turismo a 360 gradi, perché ricordo a tutti quanti, ma prima di tutto a me stesso,
che oltre a esserci l'offerta turistica dei vari territori, sia territori nazionali che internazionali, c'è anche un grande assortimento di offerta di strutture, di attrezzature, strumenti, ausili per il mondo degli alberghi e dell'offerta turistica in generale. Possiamo dare qualche numero nel senso di presenze? Quante aziende del territorio calabrese opereranno in queste tre giornate? Allora, noi siamo molto contenti perché, come si potrà vedere dalle immagini che voi bene state registrando, è uno stand grande, noi abbiamo più di 40 aziende, abbiamo la netta sensazione, ne abbiamo ricevuto i segnali, che qualora noi avessimo avuto uno stand più grande avremmo potuto anche arrivare a numeri diciamo molto più elevati. La cosa un po' ci dispiace, però chiaramente noi dobbiamo fare i conti anche con l'offerta fieristica, tenuto conto che l'organizzazione della fiera ha anche uno storico da rispettare, nel senso che c'è un equilibrio tra gli spazi che vengono attribuiti alle varie regioni, che noi nei prossimi anni cercheremo sicuramente di ampliare, perché anche lo stand di quest'anno è un po' più grande rispetto a quello dell'anno scorso. Noi speriamo comunque, in ogni caso, la cosa importante è che abbia un risultato positivo la fiera, cioè che abbia innanzitutto sia accresciuta, migliorata l'immagine della nostra regione e soprattutto deve essere accresciuto il livello di soddisfazione dei nostri operatori con le contrattazioni che loro qui oggi e nei prossimi due giorni chiuderanno per le stagioni a venire, la prossima stagione del 2025, che ci auguriamo sia il più proficua possibile, anche in relazione al discorso della destagionalizzazione che noi stiamo cercando fortemente di promuovere, cercando di impegnare risorse, attività e impegno negli altri turismi, nei cammini religiosi, nei cammini enogastronomici, nel cicloturismo, nel turismo culturale, il turismo archeologico. Noi a breve saremo anche una fiera di settore che si occupa del turismo archeologico, ma anche non disdegnando quelli che sono le caratteristiche e le attività da promuovere per quanto riguarda il nostro ambiente naturale. No, studi scientifici hanno dimostrato in maniera chiara e incontrovertibile che il 30% della biodiversità europea è presente in Calabria. Noi abbiamo, a testimonianza di ciò, abbiamo tre parchi nazionali, un parco regionale, abbiamo diverse riserve regionali sia terrestri che marine, e quindi abbiamo un'offerta sicuramente ampia e variegata, molto, molto variegata e molto anche diversa, per cercare di accontentare tutti i turismi possibili. Domani protagonista Gerace con l'evento Gerace il tesoro nascosto, un borgo e mille storie, queste mille storie che verranno raccontate tra gli altri dall'assessore alla cultura e da Loredana Panetta, che realizza il progetto, ha realizzato questi anni il progetto Borgo Smart. Presente Gerace con una postazione che vedete dietro di me, con la tecnologia virtuale digitale per mostrare quello che è di bello questo borgo. Andiamo ad ascoltarle.
Assessore, buongiorno innanzitutto al Gerace Borgo Smart, per la seconda volta presente alla TTG di Rimini, una mattinata anche quest'anno con un incontro rivolto a uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, buongiorno, anche quest'anno appunto Gerace sarà protagonista di questa importante fiera sul turismo, dove andremo a non solo a parlare nuovamente di Borgo Smart, ma delle novità che ci sono. Le novità che ci sono anche con altri progetti che vanno a valorizzare il nostro territorio, ma non solo, anche i dintorni di Gerace, perché è molto importante far capire che visitare una location della nostra zona significa scoprire tutto il territorio meraviglioso che abbiamo nei nostri dintorni. Domani mattina parleremo di questo, di moltissime altre cose, presenteremo i nostri progetti, ci sarà sempre il nostro Conte Ruggero che farà da narratore a guidare i nostri visitatori anche attraverso i visori di realtà aumentata, e quindi portiamo queste nuove tecnologie per scoprire quella che è la cultura e la tradizione del nostro meraviglioso territorio. Loredana Panetta, stamane un incontro si è rivolto praticamente, un incontro dibattito al TTG di Rimini. Gerace, tesoro nascosto, un borgo e mille storie tra Mar Ionio e Geoparco UNESCO. Un incontro dove è presente anche l'assessore al turismo Giovanni Calabrese, e lei come responsabile dei tanti progetti di Gerace Borgo Smart e altri interventi. Sì, ci sarà questa presentazione di Gerace, ma non soltanto di Gerace, perché parleremo anche del territorio, perché Gerace è il polo attrattivo della Locride per la sua cultura, per la sua storia, che è fortemente però connessa con la storia delle altre città del territorio, come Locri, Cortigliola. Quindi presenteremo una nuova destinazione, nascosta che necessariamente bisogna scoprire, invitando a vivere delle esperienze tra mare, montagna e storia. L'invitiamo a vivere la magia della Magna Grecia, ma anche la magia dei Normanni che vissero su questo territorio e resero la città di Gerace grande, bella e illustre. Alla TTG Travel Experience, il cicloturismo e la ciclovia dei parchi della Calabria è stato il protagonista della prima giornata di seminari. Un incontro intitolato Il cicloturismo e la ciclovia dei parchi della Calabria, introdotto dall'assessore al turismo della nostra regione, Giovanni Calabrese, che ha sottolineato il ruolo strategico del cicloturismo nella promozione del territorio. Il riconoscimento che appunto l'OSCO per le ciclovie a livello italiano, e per noi un vanto come Regione Calabria, è la dimostrazione che è un settore del turismo importante, in crescita, che è partito da qualche anno, perché appunto grazie all'impegno del dottor Ramini, in particolare della Regione Calabria, del Dipartimento anche Turismo e Ambiente, sta portando a questi risultati. E dobbiamo continuare a credere nello sviluppo turistico della Regione Calabria, perché siamo certi e convinti, l'abbiamo detto anche prima con il ministro Santanchè, che rappresenta un industria importante. La Calabria ha tutte le carte in regola, forse questo settore, questo comparto del turismo sconosciuto fino a qualche anno fa, oggi viene guardato con attenzione a livello internazionale, che diceva prima appunto il rappresentante responsabile della comunicazione, in mercato e soprattutto all'estero. E oggi l'offerta turistica e l'organizzazione della Regione Calabria ci fa guardare questo mercato in modo molto positivo. Con i suoi 545 km di percorso, la ciclovia dei parchi della Calabria rappresenta una delle più affascinanti opportunità per gli amanti delle ruote, offrendo un'esperienza unica che attraversa quattro parchi naturali, come ha spiegato il dirigente Giovanni Aramini del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Calabria. Oggi possiamo davvero dire orgoglio internazionale, perché ormai i numeri che registriamo intorno alla ciclovia ci testimoniano, ci confermano che la ciclovia dei parchi è una realtà oggettiva nel mercato del cicloturismo a livello europeo. Noi stimiamo che quest'anno le presenze dei cicloturisti sui nostri 545 chilometri abbiano superato le 15.000 unità, che sono numeri
molto piccoli se confrontati con il turismo balneare, ma sono numeri assolutamente significativi se pensiamo che riguardano quell'altra Calabria, la Calabria delle zone interne, dei piccoli borghi. Quindi il B&B o il piccolo operatore che in un paese interno e che registra 300 presenze in un anno, i 300 presenze rappresentano la differenza fra fare la valigia ed emigrare oppure scegliere di rimanere in Calabria. È questo che sta succedendo intorno alla ciclovia dei parchi e quindi ecco che è l'orgoglio dell'amministrazione regionale, ma anche dell'amministrazione dei parchi nazionali e dei parchi regionali. Parchi che hanno lavorato insieme, hanno avuto la capacità di dialogare, di progettare insieme, di realizzare le infrastrutture insieme e di gestirle insieme, quindi anche questo è un modo per sfatare quel luogo comune che le amministrazioni pubbliche non lavorano fra di loro, hanno lavorato bene, hanno lavorato con risultati che sono assolutamente per noi soddisfacenti. Il cicloturista è una sorta di turismo evoluto, un turismo che vuole conoscere il territorio, che non vuole raggiungere la meta, perché la meta è il viaggio e il cicloturista vuole vivere il territorio. Il cicloturista si ferma nella piazzetta del paese e per parlare con gli abitanti del luogo. Il cicloturista, dicono i dati elaborati da Union Camere di recente, è culturalmente elevato. I cicloturisti per l'80% sono laureati, quindi non è un turismo marginale, è un turismo assolutamente d'élite. Non so se è alto spendente o no, ma è sicuramente un turismo d'élite. L'iniziativa della ciclovia è inserita all'interno di uno dei più ampi progetti di valorizzazione del territorio che mira a coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo turistico sostenibile, un sistema premiato alla TTG. È l'occasione proprio per confermare che la Calabria ha un'offerta turistica in tutte le stagioni e quindi la Calabria non è solo mare, la Calabria quindi si può vivere anche oltre luglio e agosto con delle esperienze molto belle come quella della visita ai nostri borghi, le esperienze appunto della ciclovia ma comunque di tutti i percorsi cicloturistici. Abbiamo tante realtà ormai, certo la nostra ciclovia è un po' il fiore all'occhiello, però da lì ci sono tante altre realtà che ormai si stanno sempre più caratterizzando, e così come anche il turismo esperienziale e quindi la possibilità di fare dei percorsi enogastronomici o percorsi legati alle tradizioni, quindi conoscere dei luoghi o delle zone che ci consentono di riconoscere l'identità del nostro territorio. E poi quest'anno la TTG è sempre di più anche un momento di grande incontro tra noi e gli operatori con i loro, diciamo, con i buyer. TTG di Rimini non potevamo non intervistare chi tocca con mano il settore turistico ormai da tantissimi anni e Generazione Michele Miceli, più strutture in Calabria in tre punti diversi della nostra regione. Sì, abbiamo dei villaggi turistici sul mare a Capo Vaticano, a Tropea e anche a Zambrone, quindi diciamo abbiamo un po' il polso della situazione della zona più bella della Calabria, la Costa degli Dei. Santa, e che polso possiamo, anzi che risultati possiamo dare per questo 2024? Ma io posso affermare senza essere smentito che abbiamo avuto un incremento di circa il 20% in tutta la costa, ed è un dato che è confermato anche dai miei colleghi, io faccio parte pure di associazioni di albergatori e possiamo dire che è un dato consolidato in questo senso. Innanzitutto l'importanza poi di partecipare a queste fiere, a questi punti di incontro, no? Con gli operatori, anche per lei che ormai è una struttura avviata di famiglia da tantissimi anni e generazioni. Certo, è importantissimo partecipare a una fiera così importante come il TTG, c'è la possibilità di confrontarsi, c'è la possibilità di fare nuovi accordi per l'incoming anche col mercato estero e quindi è assolutamente un appuntamento da non mancare ogni anno e noi puntualmente ogni anno siamo qua. A proposito del mercato estero, quale
nazione o qual è il turista ideale in questo caso che preferisce, predilige la Costa degli Dei? Beh, sicuramente l'affluenza maggiore è dei cittadini provenienti dalla Germania, il mercato tedesco, però ultimamente si sono aperti altri mercati. Io personalmente da un paio d'anni collaboro con una società di incoming di Tropea per il mercato ceco e devo dire abbiamo avuto degli ottimi risultati e con grande sorpresa abbiamo apprezzato questo popolo, il popolo della Repubblica Ceca che ama la Calabria, ama il nostro mare e per l'anno prossimo avremo ancora di più presenza sicuramente nel nostro territorio. Siderno al TTG di Rimini, tante le aziende che incontriamo in questo padiglione, il padiglione della regione Calabria, e il primo cittadino di Siderno è il vice sindaco e assessore con delega al turismo, sono giunti qua a Rimini a supporto e soprattutto per promuovere una delle città più importanti della regione Calabria, Siderno. Sì, quest'anno abbiamo deciso assieme all'assessore al turismo, a Sasa Pellegrino, di essere presenti e di portare, per mostrare la nostra città assieme sia alla città metropolitana che a Calabria straordinaria, proprio per far vedere i video, quindi basta soltanto inquadrare il QR code per avere quei bellissimi video che ritraggono la nostra città, a supporto anche degli albergatori, perché nasce, diciamo, così come è nato il video di promozione della città di Siderno, alla stessa maniera è nato questo incontro, diciamo, voler essere presenti proprio per cercare, diciamo, di dare supporto, perché probabilmente il fatto stesso che un'amministrazione sia presente per sponsorizzare i propri albergatori e chi fa turismo della propria città dà ancora più valenza a quello che è proprio il significato all'interno di questa manifestazione. Pellegrino, ci sono tantissime, lo abbiamo visto come dice il sindaco con questo QR code, vediamo un video che già sta passando sui social, sui vari mezzi di comunicazione, però che riguarda le aziende, gli imprenditori di Siderno, che tanti sono qua al TTG, quante aziende, diciamo, turistiche ha la sua città? Allora, intanto buongiorno a tutti. A livello, ecco, di aziende turistiche, Siderno dispone comunque di hotel, B&B e aziende agrituristiche, quindi sotto questo punto di vista ha tanto da offrire. Noi proprio, così come diceva il sindaco poc'anzi, siamo qui proprio per stare al fianco dei nostri albergatori, tenendo in considerazione, diciamo, anche che abbiamo organizzato insieme delle riunioni all'interno del tavolo del turismo, ci è stato proprio chiesto da parte degli albergatori, ecco, un affiancamento quando ci sono soprattutto anche queste manifestazioni, e noi oggi siamo qui per dimostrare la nostra vicinanza, il nostro sostegno affinché si possa promuovere il nostro territorio nel migliore dei modi. Viaggi TTG di Rimini, una vetrina ma non solo, perché effettivamente, come dicevamo con altri operatori del settore, molto proficuo. Quest'anno come sta andando questa fiera? Allora, io direi che l'appuntamento del TTG si riconferma un appuntamento importante che peraltro ci dà grande soddisfazione, perché soprattutto quest'anno abbiamo rilevato molto interesse verso la nostra regione. Richieste e proposte di pacchetti che non vadano soltanto a comprendere quello che naturalmente è il bellissimo patrimonio archeologico che possiamo proporre in una fascia costiera, parlo della riviera dei Gelsomini, che è veramente nutrita di ricchezze archeologiche, ma anche molto interesse per il paesaggio, quindi la montagna
il mare, ma in particolare quello che viene sempre più spesso richiesto è la proposta di forme di turismo esperienziale, non più solo quello che mi fai vedere ma quello che mi fai sentire. E allora abbiamo avuto da poco un incontro con un operatore spagnolo che sostanzialmente vuole proporre al mercato americano una sorta di turismo tailor made, delle proposte che siano proprio cucite in base a quelle che sono le esigenze e le aspettative del cliente, con l'obiettivo soprattutto di sorprendere, non disattendere le attese ma di sorprendere. Molto interessante anche il turismo delle radici, che si ripropone e si riconferma come un'altra opportunità di business per noi, perché terze e quarte generazioni che vogliono ritornare in Calabria e a riscoprire le origini dei nonni e dei bisnonni sono sicuramente un'altra opportunità sulla quale bisogna concentrare la nostra attenzione. Parliamo poi di Siderno. Vabbè, la Diano Viaggi non riguarda solo Siderno, ma ormai è un'azienda storica che opera nel settore, però si interfaccia con gli operatori della cittadina anche sidernese, dove ha sede, no? Siderno che lancia questa campagna con gli operatori turistici di promozione, di cambio di immagine, di volto. Eh sì, è quello su cui effettivamente dobbiamo anche concentrarci, perché abbiamo tante belle realtà. Il sindaco infatti oggi è presente anche a Rimini. Sì, l'abbiamo incontrato, ci siamo anche immortalati in qualche foto ricordo. E ci sono naturalmente nella nostra realtà tantissime opportunità, alcune espresse, alcune inespresse. E sicuramente adesso si stanno creando le condizioni affinché ognuno realmente possa esprimere la propria qualità nel settore turistico, e soprattutto si sta avvertendo una maggiore propensione a fare rete, e questo è fondamentale, perché presi singolarmente magari abbiamo delle belle realtà, la nostra difficoltà è quella di metterci in rete, e quindi ora ci sono davvero questi presupposti. L'abbiamo respirato sia qui in occasione del TTG, dove ci siamo ritrovati operatori dello stesso paese, della stessa realtà, che siamo animati dallo stesso entusiasmo, dallo stesso spirito, e vediamo che c'è anche questo orientamento da parte del comune di creare un contesto di rete, di aggregazione e di sinergia, che è fondamentale, perché soltanto attraverso un'azione sinergica tra il privato e il pubblico che possiamo veramente proporre un'offerta turistica integrata, un'offerta turistica di qualità. Pino Canzonieri al TTG di Rimini, ancora una volta ci ritroviamo ogni anno per una serie anche di incontri e di opportunità, diciamo, per il settore turistico. Dici bene, Maria Teresa, noi partecipiamo a tutte le fiere calabrese, diciamo, dell'Italia, anche qualcuna fuori, per promuovere il nostro prodotto, che è la nostra splendida, straordinaria Calabria, nonché la Riviera di Gelsomino. A tal proposito, per far conoscere, perché ancora oggi non viene totalmente fatta vedere dove si trova la Riviera di Gelsomino, siamo un pochettino anonimi per quanto riguarda il mondo e anche l'Italia, e abbiamo fatto una piccola cartina che è in dotazione agli alberghi per il prossimo anno. Questo è un prototipo di quest'anno, e abbiamo fatto questo come si usa anche nelle città, no? Arrivi in un albergo e strappi la cartina riguardante la tua zona, la tua Riviera di Gelsomino. A tal proposito, Giuseppe è stato l'ideatore, diciamo, di questa iniziativa. Giuseppe, allora vediamola un po' questa iniziativa, che troveranno anche gli albergatori nelle loro aziende. Certo. E non solo gli albergatori, noi ovviamente puntiamo al turista che non sa o vuole conoscere o vuole avere informazioni, è il trend, no? Tutti vogliamo avere più informazioni possibili, era una necessità, la nostra Riviera dei Gelsomini non aveva ancora questa nuova formula, abbiamo provato a fare una cartina diversa, che possa essere diversa anche se uguale, nel senso che con la presentazione delle località più importanti della nostra riviera, quindi con i punti di interesse turistico, e contestualmente ogni cartina avrà la sua direttrice, che ne so, enogastronomica, allora ci saranno i punti enogastronomici, gli alberghi, e ci saranno gli alberghi. Infatti noto, oltre, sì, a parte le diversità,
passiamo ad esempio dalla cattedrale, che è il simbolo di Gerace, al caciocavallo di Ciminà, quindi passiamo dai monumenti all'enogastronomia. È certo, perché bisogna dare delle informazioni, ma che debbono essere delle informazioni che abbiano una necessità. Cioè, il turista cosa vuole? Vuole vedere le cose buone, le cose belle, vuole riconoscere le caratteristiche DOC, le caratteristiche principali della nostra riviera. Abbiamo cercato di mettere insieme in un breve formato, ma poi questo sarà digitalizzato, quindi avranno la possibilità chiunque di andare su internet e di trovare tutte le informazioni semplicemente digitalizzando il prodotto. È un lavoro molto lungo, molto estenuante. La Full Travel, io in particolare, ma grazie alla Full Travel ci stiamo mettendo tutti in corso d'opera, anche con tutti i collaboratori, con la collaborazione della Riviera dei Gelsomini, e stiamo cercando di realizzare un nuovo format, perché bisogna sempre fare di più, bisogna sempre promuovere. Non vorrei passare dal sacro al profano, o meglio dal profano in questo caso come bellezza turistica al sacro, nel senso che qualcuno mi dice che una nuova avventura della Full Travel sarà anche Paestum prossimamente. Sarà Paestum, certo, saremo anche là, sarà mi pare a novembre, quindi siamo presenti sicuramente io e Giuseppe, uno dei due, a promuovere sempre la nostra Riviera dei Gelsomini o Locride, perché dobbiamo anche riscoprire le origini locride, che è importante, perché all'epoca Locri è stato un pochettino messo da parte visto le vicissitudini del passato che vogliamo ricordare, che vogliamo... col passato. Ok. Per la Ionica Holiday anche quest'anno al TTG ci ritroviamo per dare innanzitutto il dato di questa estate locridea per la Ionica. Com'è andata? Allora, l'estate è andata abbastanza bene, sia nella parte iniziale sia alla fine nella parte finale, soprattutto per quanto riguarda il solito periodo clou di ospitalità. È chiaro che dobbiamo svolgere delle azioni per estendere questo periodo il più possibile, e magari anticiparlo anche, approfittando magari dell'arrivo dei nuovi voli sull'aeroporto di Reggio Calabria. È chiaro che per fare questa attività abbiamo bisogno non solo delle strutture e dei tour operator, ma anche della collaborazione dei comuni e di quanti sono interessati ad estendere l'ospitalità su quest'area. A proposito del TTG, ci parlano alcuni dati di un incremento, non so se poi sulla Ionica anche così, della Repubblica Ceca o comunque dei paesi dell'Est. Allora, sì, chiaramente la possibilità di nuovi voli amplia la possibilità di ricevere visite da parte di persone che non sono mai giunte sulla nostra zona. Proprio per questo una comunicazione più efficace, soprattutto sugli aeroporti esteri collegati con noi, dovrebbe essere fondamentale per raggiungere altre agenzie, altri tour operator e altri nuovi clienti per noi. Danilo Beltrante, il turismo a 360 gradi, non solo negli alberghi, ma quello che poi si sta creando da qualche anno, no? Parliamo dai B&B, le case vacanze, e voi vi interfacciate proprio con loro, cercate questo punto d'unione. Il mondo è cambiato, il settore extraalberghiero ormai nel 2018 ha superato per numero di posti letto gli alberghi. Questo significa che molte persone che visitano il nostro territorio naturalmente soggiorna in queste attività, e gli operatori stanno crescendo sia come numero ma anche come professionalizzazione, e sono i rappresentanti di un modo di fare turismo diverso. Qualcuno lo chiama in fiera bottom up, dal basso, dove le persone offrono ospitalità alle altre persone. Questo è quello che il mercato in questo momento richiede, il senso, la motivazione del viaggio. Il settore extraalberghiero, tra il settore della ospitalità, è quello che maggiormente probabilmente rappresenta il presente e il futuro dell'ospitalità.
Borgo di Gerace ha conquistato il centro della scena al TTG Travel Experience di Rimini con un seminario dal titolo Gerace, il tesoro nascosto, un borgo e mille storie tra Mar Ionio e Geoparco UNESCO. Un evento moderato dall'assessore del comune di Gerace, Marisa La Rosa, e ha visto la partecipazione di esperti in marketing e l'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese. Un incontro che ha offerto ai presenti un'immersione nei luoghi e nella storia di Gerace, anche grazie alla proiezione del cortometraggio Enigma e del video La bellezza dei dintorni, che hanno mostrato suggestivi scorci del borgo e del paesaggio circostante, sottolineando il legame tra la storia millenaria del territorio e la sua bellezza naturale. Comunque, Gerace è uno dei borghi più belli d'Italia, appunto situato nel sud della nostra meravigliosa nazione, dove andremo a scoprire insieme a voi tutte quelle che sono le nostre 8 dimensioni da sogno. Iniziamo a farle vedere tutte: c'è il sogno romano, c'è il gioiello bizantino, la città delle 100 chiese, miti e leggende, i villaggi del gusto, il borgo incantato, il respiro della natura, e non potevano mancare gli antichi mestieri, come ogni borgo medievale è stesso. Gerace è un affascinante borgo normanno, nel cuore appunto della Calabria. Il nostro Ruggero d'Altavilla, che avete visto all'interno del video Enigma, diventa una sorta di Virgilio che accompagna il turista e il tour operator attraverso la scelta di queste 8 dimensioni per ideare e personalizzare il più possibile il proprio percorso turistico. Abbiamo il gioiello bizantino, un esempio tra tutti è la foto che vedete della chiesa di San Giovannello, situata in una delle piazze più conosciute di Gerace, Piazza Tre Chiese. Questo è il simbolo proprio, uno dei simboli più conosciuti per quanto riguarda l'ambito bizantino a Gerace, tanto è vero che questa è una chiesetta dove ancora oggi viene celebrato il rito ortodosso, solo il rito ortodosso. Abbiamo anche la città delle 100 chiese, appunto Gerace anticamente ha accumulato nella sua storia fino a un massimo di 100 chiese, naturalmente oggi purtroppo sono tutte rimaste in piedi o visitabili, ma già solamente nel centro della nostra cittadina, proprio solo nel centro, ne abbiamo numerosissime da poter visitare, quindi girando un angolo subito ne scopriamo un altro. Questo che cosa porta? Porta non solo ad un turismo culturale, ma anche un turismo religioso, che è un settore anche molto diffuso nel nostro territorio. Andando avanti andiamo a scoprire le numerose leggende che sono narrate dai secoli vari attraverso le voci dei nostri nonni, delle persone. Una tra tutte più famose naturalmente coinvolge il castello, anzi ce ne sono tre molto note. Una è quella proprio della leggenda della gallina delle uova d'oro, dove vede appunto la figura della Madonna e del diavolo, i due contendenti. L'eterna storia e sfida tra bene e male. Chi segue la via del bene o chi segue la via del male, che è un po' quello che è la tematica che ispira tutte le storie, tutte le favole, tutti i film a cui siamo abituati. E quindi qui c'è appunto questa promessa del diavolo che lascia un tesoro nascosto all'interno del castello, ma non solo questa, c'è anche la storia dello gnomo che guida l'antica Massara nella guida attraverso la ricerca di queste giare nel cuore del nostro castello a scoprire questo tesoro, ma anche attraverso le leggende che vanno a popolare quella che è la ricchezza dei nostri palazzi, la bellezza dei palazzi che si possono trovare a Gerace. Palazzo del Balzo, un palazzo molto bello nel borgo maggiore di Gerace, dove si narra appunto che c'è ancora qui un tesoro nascosto, custodito da un moro che si manifesta ogni 100 anni. All'arrivo del giorno stabilito si apre questa botola, si narra la leggenda, dove il moro dice l'ora vinni e l'uomo no, l'ora è arrivata ma qui non c'è nessuno. Si richiude alle sue spalle la botola e ricomincia il conteggio dei 100 anni. Anche questo interessa molto, soprattutto i bambini, quando noi facciamo le cacce al tesoro a Gerace, che anche questa è una delle esperienze che poi vi narreranno. Abbiamo quindi anche una grandissima produzione artigianale, Gerace è nota anche per la produzione delle sue ceramiche, avevamo e ancora esiste qualche forno visitabile degli antichi argagnari, che erano quelli che lavoravano l'argilla, e poi questi forni bellissimi dove venivano
cotte le creazioni che realizzavano. Abbiamo ancora oggi la possibilità di assistere ad alcuni di questi spettacoli con le tinture antiche che venivano realizzate e i disegni che caratterizzano la nostra cittadina. La Locride, respiro della natura, noi facciamo parte di questo bellissimo territorio dove abbiamo la fortuna di avere a pochi chilometri il mare e a pochi chilometri anche la montagna, quindi non potevamo non considerare come una dimensione importante da proporre al turista la visita non solo di Gerace ma di tutto quello che comporta Gerace, e quindi andando avanti a scoprire tutte le bellezze che rendono Gerace anche così bella e unica. Il Borgo Incantato. Il Borgo Incantato è una manifestazione di artisti di strada, un festival di artisti di strada internazionale nato nel 1999, che ancora oggi attrae moltissime persone, moltissimi turisti a scoprire quella che è la bellezza del nostro borgo anche attraverso l'arte di strada. L'arte di strada che è diventata ormai una meta anche ambita per tutti gli artisti di strada venire a Gerace da noi, non solo in estate, perché da qualche anno, oltre all'edizione nota di luglio, 26, 28 e 29 luglio, c'è anche l'edizione invernale, quindi vi invitiamo, per chi volesse, a venire a breve a Gerace a vedere anche la nostra edizione invernale del Borgo Incantato. Portare il sogno normanno oltre le mura di Gerace, oltre le mura sul territorio. Gerace ha la fortuna di essere, diciamo, un mezzo tra la montagna bellissima e rosseggiante del Parco Nazionale dell'Aspromonte e le acque trasparenti del Mare Ionio, nonché ha la fortuna di avere delle forti connessioni storiche con gli altri paesi vicini, soprattutto con l'Otranto, Portigliola, ma anche Siderno e tutta l'area che circonda Gerace. Delle connessioni storiche che risalgono ai tempi antichissimi della Magna Grecia, a quando forse il popolo minoico raggiunse le coste delle Locride. Gerace offre vicino a sé l'incanto della Magna Grecia. L'incanto della Magna Grecia è la possibilità di immergersi in un parco archeologico di oltre 200 ettari, dove è possibile avere rivivere quella che è la storia dell'antica Grecia, quelli che erano i tempi e la città, la polis che sorgeva in quest'area, con tre grandi aree espositive: un museo archeologico nazionale ricco dei reperti ritrovati in quest'area e di cui alcuni non sono dentro questo museo ma si possono visitare nel museo archeologico di Reggio, ma anche al British Museum di Londra. Non vi dico l'emozione personale quando davanti mi sono ritrovata dei reperti dove c'era scritto ritrovati a Locri, nella Magna Grecia. Buongiorno a tutti, diciamo che è il progetto che abbiamo in campo da qualche anno per quanto riguarda il CIS, comprende cinque comuni importanti che, come hanno già parlato in precedenza sia dalla dottoressa Paletta che la dottoressa La Rosa, hanno descritto le bellezze del nostro territorio, perché riteniamo che l'esperienza fatta Gerace insieme alla Regione Calabria, che ringrazio l'assessore Calabrese e tutta la Regione Calabria, anche in passaggio il Presidente Occhiuto, ci ha dato sempre questa possibilità di essere presente in fiera. Noi come Gerace ci teniamo a portare il territorio. Con il progetto CIS finalmente cercheremo di realizzare un sogno. Assessore, ce la faremo? Penso proprio di sì. C'è anche il sindaco di Siderno, dove anche se i soldi sono pochi, ma c'è tanta voglia di costruire e quindi ritengo che sarà fatto un bel progetto, faremo riconoscere i nostri territori. Il progetto CIS comprende Antonimina, Siderno, Locri, Portigliola e Gerace. All'interno di questo progetto ci saranno anche dei trasporti locali, turistici, dove all'interno ci saranno due van, due cosiddette lapette che faranno la costa ionica tra Locri, Siderno e Portigliola per fare
e visitare ai nostri turisti la costa ionica bellissima. All'interno di questo progetto poi ci saranno tutte, che si vedrà alla fine, sarà realizzato tutta una tecnologia virtuale della conoscenza del nostro territorio. Inoltre un altro passaggio molto importante che si sta realizzando è Trenitalia, in cui sono state attivate delle cose sul nostro territorio che vengono a visitare sia Locri, Siderno e poi con visita finale a Gerace. Ringraziamo anche Trenitalia per questa ottima iniziativa messa sul campo. Assessore, cosa dire? Oggi abbiamo un assessore della Locri e quindi ci teniamo particolarmente che il nostro territorio sia portato nel mondo. I prossimi eventi saranno alla fiera di Londra, ci sarà anche la fiera di Berlino e altre, Vienna, e sicuramente se riusciremo anche la fiera di Parigi, dove andremo a rappresentare i nostri territori. Avete visto, c'è tanta roba a Gerace, ma a Gerace ci sono anche tante persone. Cioè, abbiamo costruito nel tempo un catalogo di esperienze dove il turista ha la possibilità di incontrare tante persone, pensate 50 esperienze che il turista può vivere in questo territorio. Quindi ci sono 50 storie, e questo che rende il territorio ancora più interessante, perché oltre alle chiese, oltre alla cattedrale, oltre alla possibilità di assaporare il cibo, oltre alla possibilità di fare le passeggiate in montagna, c'è la possibilità di vivere in maniera immersiva, in maniera unica, che rende il territorio ancora più interessante e indimenticabile per il turista che si trova a vivere il territorio di Gerace. Abbiamo incrociato così quindi tutta una serie di esperienze che imprenditori, associazioni, persone fisiche hanno messo a disposizione, quindi è stato costruito un catalogo dove ci sono quindi le visite guidate, ci sono le esperienze digitali, pensate, un turista quando arriva a Gerace può vedere l'emogramma di Ruggero il Normanno, quindi nella chiesa di San Francesco in 10 minuti una proiezione tridimensionale che dà la possibilità di vivere subito e capire che cosa aspetta il turista a Gerace, quindi un emogramma. Ci sono poi tutte le esperienze virtuali, quindi avete visto nel punto espositivo ci sono anche i visori, c'è un progetto di WebAR che sono questi QR code qui disseminati su tutto il territorio del comune, attraverso i quali il turista può vivere ancora di più. Si arriva davanti al castello e davanti al castello è possibile rivedere attraverso questo QR code com'era il castello ai tempi di Ruggero il Normanno, e quindi contribuire ancora di più alla conoscenza del territorio. Poi, come diceva Marisa, c'è anche tutta la parte di artigianato, no? Quindi la parte di tutti i mestieri. Un turista può tessere può tessere come si faceva una volta, quindi vivere la tessitura meccanica bizantina, fare la terracotta, fare i laboratori di restauro, fare il sapone con l'olio extravergine di oliva. Vi assicuro che questo è uno dei laboratori che più è apprezzato dai turisti, che sono tradizioni che non vengono più, qualcuno non sa neanche che il sapone si può fare in quel modo, e quindi rende il soggiorno ancora più interessante per tutti i tipi di turisti. A conclusione dell'incontro, i partecipanti, ma i tanti visitatori della TTG, hanno potuto degustare una selezione di prodotti tradizionali e vini provenienti dalle aziende agricole del territorio, rappresentando così un momento significativo per sottolineare l'importanza della gastronomia nella promozione turistica. Sì, oggi qui appunto abbiamo parlato di tante cose, tra cui anche quelle esperienze enogastronomiche che rendono anche un ricordo
di odori, di sapori e ancora più indelebile quelle che sono i nostri territori li possiamo vedere da un punto di vista enogastronomico riassunti su questo tavolo brevemente, dal vino al salume, al nostro prodotto dolce, al salato, quindi non ci facciamo mancare niente, dal sottaceto, sott'olio che è sempre stato fatto dalle nostre nonne, ai salumi che vengono fatti ancora oggi come li facevano una volta, a tutto quello che comunque ci rappresenta anche sulla nostra tavola. Intanto un ringraziamento va alle aziende, punto prima, che sono così bravi a darci i propri prodotti da poter valorizzare proprio la nostra Gerace, che sono tutti realizzati con prodotti locali geracesi, punto primo. Il secondo grazie che diciamo alle aziende è che non hanno abbandonato il territorio e continuano sul territorio a produrre prodotti di eccellenza. Tra le aziende presenti, il titolare del ristorante Le Terrazze di Gerace, che ha messo in evidenza l'importanza della gastronomia nella promozione della Locride. Allora, tutta la nostra enogastronomia, dai salumi ai sottoli e tutto quello che ci contraddistingue, formaggi, caciocavallo, il nostro greco di Gerace, abbiamo il nostro terre di Preioti, che è un'altra etichetta molto buona di vitigno. E niente, auguriamo a tutti buon appetito e grazie. Ma lo chiediamo a loro, a coloro che stanno gustando le bontà calabresi e le bontà della terra della Locride. Innanzitutto cosa possiamo dire di queste prelibatezze? Fantastiche, fantastiche, tutto buonissimo. Allora può venire a visitare la nostra Locride? Assolutamente sì, complimenti. Un commento anche a lei che sta osservando queste prelibatezze, innanzitutto da dove viene? Il Maspo, da Rimini. Da Rimini il Massimo ha detto, la Locride allora ha colpito bene. Guarda. Lei sta guardando, aspettando, gustando la soppressata della terrazza, ma della terra della Locride e di Gerace. Che impressione dà? Bella, ma anche buona. Bella, ma buona. Soprattutto buona. Ci si mette un bicchiere di vino e il si vino, fa pane. Cioè il vino della Locride, il rosso, vedo. Lo può assaggiare. Quindi... Rosso, sempre rosso. Crude, la TTG di Rimini, ci siamo incontrate a Mammola, ma lei gira per promuovere il suo territorio, Zungri e la sua associazione. Sì, intanto voglio salutare tutti i nostri amici vicini e lontani e non mi dimentico mai degli emigrati. Bene, io mi sono messa in gioco per promuovere il nostro territorio, principalmente Zungri, con l'associazione Asfalantea e poi tutta la nostra Calabria, perché l'Italia, però la Calabria in particolare. Mi onora di essere qua al TTG ospite, quindi rappresento la nostra Calabria, l'Italia, che è partita dalla Calabria, ragazzi. Senta, ma la Calabria, in modo particolare la cucina calabrese, signora, cosa fa? Perché so che lei la chiamano nelle fiere per il pane soprattutto. E infatti noi facciamo la giornata esperienziale del pane, facciamo scuola di formazione con tutti gli ospiti che vengono, li facciamo partecipe e abbiamo il lievito madre che ha 94 anni di vita, questo ci tengo a dire, grazie a Zia. 94 anni è riuscito a portarla avanti. Perché io promuovo il dialetto, avianni, ciù di mia e ciù di tia messi insieme, quindi questa è una cosa che ci onora a tutti. Abbiamo ripristinato 5 semi di grani antichi e non discordiamo che siamo Opagliaro, che portiamo la nostra tradizione autentica, ci immergiamo proprio nell'autenticità, che a tutti gli ospiti che arrivo gli faccio indossare maccatori e faddali, fazzolette e grembiule, come diceva nanna. Quindi questo qua, un faddali, è un onore, perché la prima cosa che faceva nanna nostra si mentiva faddali.
Fadali aveva tanti esempi, perché o Fadali la nonna usava pure quando io andavo all'orto, raccoglieva tutte le verdure e cucinava. E quando ricordatevi che nelle tavole dei contadini non si morì mai di fame, perché un contadino è l'arte più migliore che è, perché noi veniamo tutti dalla terra e dalla terra c'è tutto, ragazzi. Allora avviciniamoci alla terra, perché la terra è tutto. Nicola Cirillo per la Regione Calabria, responsabile comunque del progetto e soprattutto di tutta l'organizzazione degli operatori turistici, un grosso impegno della Regione che dura molto tempo, nel senso quello che vediamo 3 giorni non sono 3 giorni di lavoro. No, sono tantissimi giorni di lavoro, direi quasi mesi che sono giorni di lavoro. Qui ci sono stati 41 operatori di sia strutture, sia tour operator, sia aziende che provano a fare la loro attività formativa, che hanno praticamente con le loro attività hanno chiesto di partecipare a questa manifestazione. Noi abbiamo fatto una lunga selezione in base alla, come si suol dire, al numero di protocollo che arrivavano, quindi non abbiamo escluso quasi nessuno e sono arrivati qua. Oltre agli operatori ci sono anche delle strutture tipo i comuni di Gerace, il comune di Corigliano Rossano, ci sono i borghi più belli d'Italia, c'è la ciclovia. È un impegno che ci ha preso a 360 gradi su più giorni e questa è una cosa che veramente è stata... Se non sbaglio anche l'ampiezza, abbiamo visto con la dottoressa Cotelucci, è molto più ampio, l'ampiezza ha consentito anche di aumentare, sono di più gli operatori rispetto allo scorso anno, sbaglio? Allora, gli operatori tendono ad essere sempre di più in tutte le manifestazioni che noi facciamo, anche se noi prendiamo spazi più grandi perché abbiamo sempre più richieste di partecipazione. Quest'anno quello che abbiamo voluto fare è fare uno stand dove c'erano da una parte tutti gli operatori per non intralciare i loro lavori e una parte definiamolo un pochettino più istituzionale dove ci sono stati seminari, convegni, attività anche di degustazione che sono state diciamo apprezzate anche dal pubblico che era presente qua a Rimini come visitatori. TTG di Rimini non poteva non essere presente Federalberghi per non solo tracciare diciamo un bilancio di questa stagione 2024 per la nostra regione, ma soprattutto per le prospettive anche in base agli incontri che ci sono stati in questi 3 giorni. Sì, questa è una kermesse importantissima perché paradossalmente si parla del 2025 ma alcuni nostri associati sono ancora aperti. A Tropea ci sono ancora dei turisti e i nostri villaggi non sono pieni ma rispondono ancora in piena efficienza nell'accoglienza dei turisti soprattutto esteri. Una stagione buona, forse non buonissima, si aspettava qualcosa in più. Ieri il ministro ha tracciato alcuni e ha dato alcuni numeri, la Calabria conferma con un piccolo aumento i numeri dello scorso anno, la cosa positiva è che siamo in crescita, questo è un fatto che ci vede orgogliosi, siamo sulla buona strada, ancora c'è molto da fare, però bisogna essere ottimisti. Possiamo, visto la duplice delega anche no, dell'assessore al turismo Giovanni Calabrese con la duplice delega anche di assessore al lavoro, dare, penso, questo è il mio pensiero, di chi imprenditore, di chi albergatore, effettivamente la stagione la chiude prima perché anche i contratti sono stagionali, dare magari un supporto alle aziende per prolungare il costo del lavoro, lo sappiamo che incide notevolmente. Quello è un elemento essenziale, anche quest'anno c'è stata tanta difficoltà a reperire unità lavorative. Il turismo è una delle poche materie, non solo in Regione Calabria, ma dappertutto, che intreccia più argomenti e più assessorati. C'è i trasporti, i rifiuti che sono gestiti sempre dall'ottimo assessore calabrese, ma anche naturalmente tutto quello che è la circolazione di Calabria straordinaria nel mondo degli enti territoriali. Questa grande capacità e questa possibilità di essere diciamo multidisciplinari deve essere la nostra forza. Negli anni un po' in questo siamo mancati ed è questo uno dei motivi che
abbiamo tra virgolette rimproverato alla Regione Calabria, però anche su questo vedo che stiamo facendo passi avanti e questo ci dà conforto per soprattutto chi nel mondo imprenditoriale investe ha bisogno anche poi di ritorni economici. Durante la 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini si è svolto il seminario confronto dal titolo Calabria straordinaria e nuovi strumenti digitali per gli operatori del settore, un evento che ha offerto una panoramica innovativa e concreta sulle soluzioni digitali a disposizione degli operatori turistici calabresi, con l'obiettivo di potenziare l'offerta turistica della regione. Il seminario è stato coordinato da Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale del Dipartimento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di aziende leader nell'innovazione digitale. Sì, e questo è un po' un appuntamento che abbiamo deciso che deve diventare il nostro momento di confronto con gli operatori. E per raccontarci un po' cosa abbiamo fatto dallo scorso anno ad oggi e cosa ci proponiamo di fare per il nuovo anno. Ed ecco, quindi abbiamo portato i risultati di un anno e il risultato di un anno è quello di aver popolato e potenziato un portale, quello di Calabria straordinaria, che offre una serie di informazioni e un censimento di tutti i comuni dove quindi ogni turista sa che può, quello che può trovare in Calabria, e innanzitutto che tutte le informazioni sono centralizzate e sono identiche a quelle che si troveranno su tutti i sistemi nei vari hub della Calabria. Questo è un modo per dare l'informazione più chiara e corretta possibile, ma l'evoluzione di quest'anno è aver offerto la possibilità che nella sezione di cioè sarà una sezione in Calabria straordinaria per l'area riservata, cioè dove i nostri operatori potranno caricare tutte le loro informazioni ed esperienze che quindi dimostreranno la coprogettazione del turismo. Quindi noi diamo informazioni tecnico-scientifiche, loro inseriranno le loro esperienze, quindi un turista saprà che è geolocalizzato in quell'area che quali attività potrà fare e quali esperienze. E dall'altro lato c'è anche un'informazione proprio più di un aspetto più di servizio, che è quello del caricamento del proprio dato, quindi il check-in e il check-out dei nostri operatori, dei nostri turisti, che ci consentiranno di capire in tempo reale com'è il flusso dei nostri turisti in Calabria. Tra gli interventi più rilevanti, Fabio Tarantino, amministratore delegato di Altram Italia SRL. Altram Italia, Fabio Tarantino, è un'azienda innanzitutto di giovani ragazzi ingegneri calabresi, poi questi vorrei aggiungere, che ha creato un sistema particolare, un sistema innovativo nel settore turistico digitale ovviamente. Allora, grazie per il giovane, effettivamente è un'azienda giovane, è un'azienda giovane, ha 10 anni di vita, per noi è un onore lavorare per il nostro territorio. Lavoriamo in vari contesti, nel mondo del turismo seguiamo la regione Emilia-Romagna, il Piemonte, la regione Sicilia. Per la nostra terra abbiamo la fortuna di creare una serie di strumenti digitali che in sintesi da una parte servono per promuovere il territorio calabrese e dall'altra hanno l'obiettivo di creare quello che si definisce ecosistema digitale, cioè fare in modo che tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel contesto del turismo calabrese collaborino utilizzando gli strumenti digitali per far sì che tutti questi contenuti poi vengano erogati in ottica di multicanalità sul portale Calabria Straordinaria, sull'applicazione mobile Calabria Straordinaria e su qualunque strumento digitale che si voglia creare, perché noi abbiamo un sistema di API che permette l'interoperabilità delle nostri strumenti verso terzi strumenti.
Quindi ripeto, stiamo facendo un lavoro ormai da circa un anno con la Regione e speriamo di proseguire raggiungendo i risultati che ci siamo prefissati. Presente anche Giovanni Fabri, responsabile commerciale di GS SRL, che ha esposto le potenzialità di nuovi software per la promozione territoriale. Digitalizzazione, l'importanza attraverso la società GS. Che viene sempre più in supporto e in aiuto delle strutture. Certo, proprio così, in aiuto alla regione per aiutare il territorio, questo è importante, il messaggio deve essere questo, perché la regione possa fare le vere politiche, deve avere il contributo delle strutture nel popolare il dato, perché noi elaboriamo un dato, se il dato c'è possiamo fare strategie diverse, se il dato non arriva abbiamo dei limiti, quindi questo è il messaggio, molto semplice. È a supporto anche, se non sbaglio, della regione, soprattutto della regione, perché gli serve anche per fare tutte quelle che sono le politiche del turismo regionale, territoriale, qualsiasi tipo di politica. L'importante qual è? Che l'osservatorio che prende i dati dal sistema che gestisce i flussi, quindi l'andamento del turista e come si muove, questo osservatorio ha bisogno che il sistema dei flussi sia il popolato più possibile, quindi come avete visto nella dimostrazione che abbiamo fatto, già sappiamo che il 75% dei dati ci arrivano da un check-in e da un check-out, quindi c'è un 75% di strutture piccole che usano questo sistema come gestionale, questo è un dato importante, già un'analisi questa, quindi più arrivano queste informazioni e più possiamo essere più corretti sull'analisi territoriale delle prossime politiche. Durante la 61esima edizione del TTG di Rimini, la Calabria ha ricevuto un importante riconoscimento nel campo dell'ecoturismo. L'assessore all'ambiente della regione, Giovanni Calabrese, è stato insignito dell'Oscar dell'ecoturismo per il progetto della Ciclovia dei Parchi, un'iniziativa che coniuga la bellezza naturale del territorio con la sostenibilità ambientale. Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell'ente regionale guidato dal dirigente Giovanni Aramini, che ha ottenuto apprezzamenti per il suo contributo alla valorizzazione del territorio e al turismo ecosostenibile. Il riconoscimento è un segnale importante dell'ottimo lavoro che la Regione Calabria in questi anni ha svolto con il Dipartimento Ambiente, l'Ingegnere Siviglia, ma in particolar modo con il dirigente di settore, l'Ingegnere Aramini, che c'è stato questo grande impegno appunto dedicato alla ciclovia, che mette insieme tanti percorsi importanti, tanti parchi, dal Parco del Pollino alla Sila, alle Serre, all'Aspromonte, per arrivare con il Ingegnere Aramini nella Locride. Una fetta di turismo interessante che sta aumentando giorno dopo giorno, come ci dirà anche l'ingegnere Aramini. Noi siamo contenti di questo riconoscimento, significa che la Calabria sta lavorando bene, sono segnali importanti di crescita e di nuove opportunità e di un turismo diverso rispetto al mare, che è sempre stato, diciamo, il pezzo forte della Calabria. Tra l'altro non è più quel turismo di divertimento come magari il turismo estivo, ma è un turismo di nicchia, di settore, di cultura, di gente che guarda appunto i territori in modo diverso e turisti particolari, turisti di settore. E quindi siamo veramente orgogliosi di questo riconoscimento dato alla Calabria e quindi per il nostro tramite al nostro presidente Roberto Occhiuto, che tanto sta facendo insieme al governo regionale per cambiare la storia di una Calabria negativa in una Calabria bella, positiva, lanciando sempre messaggi importanti e positivi della nostra regione. Quindi io ringrazio appunto Giovanni Aramini per questo impegno, lui stesso deve raccontarci quello che è stato in questi anni e come siamo arrivati a questo riconoscimento, che non è un regalo ma è il giusto riconoscimento, il giusto premio di un grande impegno. È una scommessa che la Regione Calabria ha voluto giocare
la scommessa di essere in un segmento del turismo outdoor che sta crescendo vertiginosamente. I numeri ci dicono che il cicloturismo muove a livello europeo più di 50 miliardi di euro. La regione Calabria non c'era in questo mondo del cicloturismo, adesso c'è con una realtà oggettiva che è la ciclovia dei parchi. Questo riconoscimento di oggi, che è l'Oscar per il turismo sostenibile, viene a 3 anni dal 2021, quando l'Oscar del cicloturismo in quel caso è stato attribuito appunto alla ciclovia dei parchi, quindi un ennesimo riconoscimento che ci inorgoglisce, ma ovviamente ci fa avvertire tutta la responsabilità di rimanere con un prodotto di qualità, di migliorarlo costantemente, di investirci ancora, ed è quello che la politica regionale sta facendo con la programmazione nuova, quindi cercando di sfruttare, di valorizzare quel patrimonio immenso di aree protette, di biodiversità che le nostre montagne conservano.